ci troviamo dopo qualche mese in una giornata importante, che è la giornata internazionale della giustizia sociale. E sembra strano dover parlare di donazione di organi in una giornata come questa, perché nonostante dovrebbe essere naturale poter avere l'amore per la vita e donare la vita agli altri, non è ancora così facile ottenere un aumento sensibile di donatori. Grazie dell'invito e dell'opportunità che mi date di poter esprimere un pensiero molto importante. La donazione degli organi deve essere un elemento della nostra cultura, della nostra società moderna. Noi dobbiamo partecipare alla solidarietà in modo trasversale. La donazione degli organi significa partecipazione alle problematiche, alle difficoltà, alla situazione clinica di tante persone che, una volta risolte, torneranno a darci un beneficio indiretto. L'azione degli organi significa partecipazione, significa coinvolgimento dell'individuo nella società che non è più la vecchia società tribale, ma una società moderna dove tutti i soggetti sono un componente essenziale perché questa si sviluppi normalmente. Il rimpianto degli organi nasce negli anni 50 del 1950. Nel tempo è cambiato da quello che era una mera sperimentazione chirurgica e un qualcosa di sociale estremamente importante. Basta pensare che i trapianti sono l'unica disciplina medica che è influenzata non soltanto dalle norme o dalla ricerca scientifica, ma dal consenso sociale. Se non c'è la partecipazione dell'individuo, di tutti quanti a questo problema, non potranno svilupparsi ulteriori passi avanti in questo campo. Un appello ai cittadini perché possano porre sulla loro carta d'identità questa volontà espressa e perché si avvicinano sempre di più a questo mondo che è virtuoso per se stessi e anche nei confronti degli altri ai quali salviamo una vita. Molti comuni d'Italia hanno aderito alla campagna nazionale di informare il cittadino quando va a rinnovare o a prendere una nuova carta d'identità, di pensare se per lui la donazione dei propri organi e tessuti dopo la sua morte può essere un qualcosa di positivo per altri. È importante questo passaggio perché la gente ha tempo di riflettere sull'importanza della donazione, sui problemi che hanno molte persone e di come in realtà non delega nessuno, nessun amico, nessun parente, nessun familiare, a decidere per sé, ma è lui stesso che in vita decide come destinare i propri organi e tessuti dopo la prima morte. Grazie.